Sono le due formazioni pronte per partire, manca pochissimo ed eccolo qui, il fischio di inizio di questa partita. Il pallone in profondità, il lancio, e allora è Kassama ancora, il tiro dalla profondità. Il pallone bloccato a terra senza grandi problemi dal portiere Tirelli. Cross in mezzo verso Figos, il colpo di testa mancato, allora Minerva a controllarla. Può far partire lui il destro, che si gira. Pallone che si impenna. Area di rigore, il controllo in mezzo e poi c'è il tiro che si frange sulla traversa, palla che viene messa alta, non di molto. Poi c'è il pallone messo in mezzo verso Kassama, è chiuso, pallone che danza in mezzo all'area di rigore, viene respinto per un attimo, poi il pallone di Cordedu messo in mezzo con le corda, il colpo di testa, pallone fuori, ma c'è stato anche un fischio. Ancora il tocco della Villa Cidrese con Figos sul pallone, prova a far partire Kassama, pallone che arriva per Kassama, la traversa, il pallone poi sbatte in campo il Sant'Elena, mette il pallone in mezzo, il colpo di testa e viene respinto dal portiere. E poi ancora una nuova opportunità con Cordedu in mezzo, Minerva anticipato, pallone che resta lì, ancora in mezzo all'area di rigore. Pallone messo giù dal giocatore Ruggeri con il pallone che presumibilmente ha messo in profondità, palla lunga con il controllo di Caboni, per un attimo ci resta lui col pallone, poi fa partire il sinistro, un bel diagonale, Pisano va a controllarla, però una buona occasione questa in diagonale. Ancora Sizia, altro calcio d'angolo di seguito per il Sant'Elena, poi c'è il colpo di testa che esce fuori di pochissimo, eccolo ancora lo squillo del Sant'Elena, mette indietro il pallone Puskas, poi ancora Cordedu, va a controllare il pallone, prova il passaggio in mezzo per Minerva, va lui, si allunga un po' il pallone, riesce a metterlo in mezzo con il colpo di testa e la palla che esce fuori di pochissimo. Kassama a sfiorare la traversa e a sfiorare il vantaggio della Villa Cidrese. Poi Mura a respingere, Pilosu non perfeziona il lancio in profondità di Paulis, c'è Angheleddu, entra in area di rigore Angheleddu, prova a mettere il pallone in mezzo, anticipato, ma si resta lì ancora Angheleddu, prova indietro con il colpo di testa in girata di Kassama, palla troppo esterna, l'opportunità adesso va anche Kassama dentro, se Angheleddu intende mettere il pallone in mezzo. Ma con il tiro a giro, palla che si perde di poco fuori. Siamo quasi allo scadere anche del minuto supplementare dell'arbitro ed eccolo qua il triplice fischio dell'arbitro Senes che mette fine alle ostilità, una partita che finisce a reti inviolate 0-0 tra Villa Cidrese e Sant'Elena Quartu.